Arriva l'estate, la difficile convivenza fra i turisti e i cittadini. A Mandello qualche problema c'è già stato, i giardini. Ma è sempre complicato perché chiaramente Abbadia e Mandello sono i primi comuni dopo l'Interland Brianzolo, quindi un'infinità di persone che possono facilmente arrivare da noi a cercare refrigerio. Le aree a lago sono quelle chiaramente principalmente prese d'assalto, la nostra è un'area particolare perché non è un parco destinato ai bagnanti, ma sono proprio i giardini pubblici. Per quest'anno riporteremo avanti ancora la questione della gestione, quindi di un ingresso per la parte a lago, con un piccolo costo a copertura appunto di quelli che sono i costi relativi alla pulizia e alla sorveglianza, e poi per l'anno prossimo contiamo di essere avanti già col primo lotto del progetto di riqualificazione dei giardini, che vuol dire semplicemente una sistemazione paesaggistica della parte verso lago, con un bel camminamento, una bella passeggiata che guarda il lago, un parapetto fatto meglio di quello che esiste adesso, e la volontà di distinguere veramente l'utilizzo dell'area lacuale con quella dei giardini pubblici, che certamente non sono fatti per portarci quintali e quintali di rifiuti. Rifiuti che poi ci troviamo a dover gestire anche in barba a tutte le regole di cui pretendiamo il rispetto da parte dei cittadini. Stiamo lavorando poi anche sulla nuova spiaggia di Olcio, dove la parte sempre disponibile, libera, quella che c'è sempre stata vicino al molo, resterà per i nostri bagnanti, quindi libera per tutti, e mentre dall'altra parte avremo una parte gestita con ombrelloni e sdraio, e un nuovo chiosco e un servizio igienico pubblico che in questo momento in quella zona manca. Al Moregallo, complice l'acqua alta, siamo diciamo con una problematica ridotta, e anche grazie alla gestione di parte della spiaggia proprio nella prossimità della galleria dismessa.